Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. Siamo a inizio aprile e come ogni mese il mio obiettivo oggi era portarvi la classifica, la top 10 dei gol più belli del mese appena trascorso. Come per tutti i mesi del 2020, lo abbiamo fatto a gennaio, lo abbiamo fatto a febbraio e vi lascio qui sotto in descrizione la playlist, anche nelle schede chiaramente, delle top 10. Oggi però la situazione è diversa, perché come sapete il campionato, i campionati sono fermi da una vita ormai e non sappiamo effettivamente se riprenderanno. Quindi l'altro giorno su Instagram ho fatto qualche storia all'interno della quale ho detto un po' la mia su questa situazione. Vorrei però sapere la vostra nei commenti. Ditemi se secondo voi non solo i campionati riprenderanno o meno, ma soprattutto voi cosa fareste se foste nella posizione di poter decidere chiaramente. Preferireste interrompere qui i campionati sperando che si possano riprendere con la nuova stagione a settembre, o comunque vada l'idea e la cosa migliore da fare sarebbe finirli? Fatemi sapere la vostra. Campionati, chiaramente anche coppe europee e nazionali. Fatto sta che non potendo portarvi la classifica dei gol di marzo, perché altrimenti sarebbero stati tre probabilmente, mi è venuta un'altra idea e per questo devo ringraziare Legionario Decimo. Perché? Perché la mia idea consiste, l'avete letto anche dal titolo, nel portarvi la top 10 dei gol del girone di ritorno, chiaramente finora, non sapendo poi se si continuerà o meno. Però è un video, e l'idea mi è venuta proprio prendendo spunto da quel video, che ho visto sul canale di Legionario Decimo. Ve lo lascio in descrizione, complimenti a lui per il montaggio, mi è piaciuto davvero tantissimo, seguitelo perché secondo me merita davvero tanto. E quindi, chiaramente con il suo permesso, ho preso dal suo video le clip e le ho messe in classifica. Prima di partire però vi ricordo di farmi sapere alla fine del video se siete d'accordo con questa classifica o se secondo voi manca qualcosa. Io vi dico già che molti gol che avete visto nelle top 10 di febbraio e gennaio non sono presenti, per non essere troppo ripetitivo. Ce ne sono altri molto molto belli. Al decimo posto subito un big match. Partiamo da Napoli-Juventus con i partenopei che, dopo un girone d'andata molto complesso e negativo, il cambio allenatore di Ancelotti dentro Gattuso, stanno provando, hanno provato a risalire un po' la classifica. Obiettivo e sogno qualificazione in Europa, che passa anche da questo bellissimo gol di Insigne contro i bianconeri. Al cross, al volo, Insigne! Davvero un grandestro quello del capitano del Napoli, che ha fatto esplodere il San Paolo. C'è stato un urlo di liberazione, quasi di rabbia, perché soltanto 7 giorni prima era arrivata una pesantissima sconfitta proprio lì, proprio in casa, per mano della Fiorentina e di questo gran sinistro di Vlahovic. In Italia Dries Mertens ci ha abituato a prodezze di qualsiasi tipo. Personalmente ricordo un gol illegale alla Maradona, venne rinominato contro il Torino al San Paolo. Ricordo gol molto belli anche contro il Cagliari nelle passate stagioni. Sarà che il Cagliari è effettivamente la vittima preferita del belga, che anche in questa stagione alla Sardegna Arena ha pitturato una traiettoria perfetta pescando l'angolo giusto. Siamo arrivati alla 7ª posizione e mi sto rendendo conto che questa top 10 è una sorta di catena, perché comunque abbiamo visto tanto Napoli nelle prime posizioni. Adesso è il momento di continuare a vedere il Cagliari, che subisce un altro gran gol. Se poco fa abbiamo visto quello di Mertens, adesso vi regalo questa perla della 20ª giornata, targata Torregrossa. Comunque finirà, questa per la Lazio sarà una stagione da record, una stagione indimenticabile. Ebbene, sicuramente lo si deve all'intesa che hanno i giocatori grazie al lavoro svolto da Simone Inzaghi. Lo si deve chiaramente, come negli anni passati, al top player vero e proprio, al bomber, al centravanti biancoceleste, Ciro Immobile, che quest'anno segna in tutti i modi contro la SPAL, però si è superato e si è inventato anche questo. Rimane in piedi, Immobile ancora in possesso, aspetta rinforzi, la tiene Immobile, vuole la porta, la cerca e la trova! Ciro Immobile! Ed eccoci
giunti a metà esatta della nostra classifica. Quinto posto, vado a memoria, credo che il gol che vedrete tra pochissimo sia l'unico che avete già visto nelle due scorse top. Ma ho un déjà vu, perché effettivamente Jérémy Boga segna soltanto così, con doppio passo, finta di corpo e poi destro al giro da casa sua. Lo ha fatto contro la Roma, lo ha fatto contro la Fiorentina e lo ha fatto anche contro il Torino. Sapete quanto mi risulti difficile effettivamente scegliere il quarto posto, colui che non andrà sul podio ma lo sfiorerà soltanto? Beh, in un universo parallelo e forse in una qualsiasi altra top 10, Joao Pedro, con questo meraviglioso gol contro la Roma, sarebbe finito forse anche al primo posto, non soltanto sul podio. Oggi invece deve accontentarsi del quarto e quindi un gradino sotto. La sua resta comunque una magia. Magia, magia, magia quella di Joao Pedro sicuramente, ma c'è un giocatore che in carriera la parola magia l'ha trasformata completamente in normalità. E chi se non Fabio Quagliarella, che peraltro di magie, di normalità, ce ne regala veramente tante quando affronta la squadra di cui è tifoso sin dalla nascita. E quindi il suo Napoli a Genova con la maglia della Samp dopo il tacco della passata stagione, il destro al volo di quest'anno. Quagliarella al volo! Fabio! Quagliarella! Chapeau Fabio, ma devi accontentarti della medaglia di bronzo oggi, perché al secondo posto c'è quello che quest'anno, più che in passato, sta diventando un vero e proprio marziano. L'uomo dei gol impossibili, l'uomo che non si accontenta di triplette o quadruplette nel caso di Valencia, ad esempio, e avete già capito. L'uomo che qualche settimana fa, qualche mese fa in realtà, mi ha fatto prendere anche molte critiche da parte vostra, perché l'avevo lasciato a casa in una top. Oggi non poteva mancare questa sua perla. Torino-Atalanta finisce 0-7, ma la cosa assurda è che ripensando a quel match ci viene in mente non il risultato, ma il gol da centrocampo del marziano sloveno. E Lukic si dà fastidio, attenzione a Ilicic, che ha visto, si rigo fuori dei pali! Josip Ilicic! E vedremo se ad agosto, quando come si dice dovrebbe riprendere la Champions League, Ilicic e la sua Atalanta continueranno a regalarci magie. Comunque sia, anche oggi siamo arrivati al primo posto, medaglia d'oro, e in molti avranno già capito a chi mi sto riferendo. Gli altri, onestamente, sono un po' ambigui, perché in questi mesi abbiamo visto tanti bei gol, ma io è da un mese che aspetto di fare questo video soltanto per riammirare la genialità di Paulo Dybala. Ritardo Young, controllo sublime della 10 che si accentra e si accende, lascia Ramsey al limite, si infila ancora Dybala che è in zona sinistra, fa tutto da solo! Paulo Dybala ha fatto un gol senza senso, senza logica, un gol da 10! E voilà, questa era la mia top 10 e a parer mio non poteva che vincerla lui. Thanks Ardic, altrimenti non facevo questo tipo di classifica, ma un'altra, calcolo intelligente. Spostiamo la grafica e torniamo al centro, perché vi ricordo di farmi sapere la vostra su questa classifica. Fatemi sapere soprattutto la vostra classifica qui sotto nei commenti. Ditemi se siete d'accordo con le mie scelte oppure scrivetemi le vostre. Ditemi magari chi ho lasciato fuori. Naturalmente vi ricordo di supportare questo video con un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi naturalmente su Instagram e su tutti i miei social, quindi Instagram, che è l'unico che tengo attivo. Niente, un bacione, never give up, alla prossima. Bella regà! It is within each other to forgive and make up.